traccia del pubblico della seconda di San Siro. Siete qua dentro, siete qui dentro. Vi piacete? Siete qui dentro. Guardate l'inizio, proprio l'uscita. Che traccia di pubblico è questa? Queste sono qualcuna presa vicino al palco, sotto il palco, qualcuna più lontana. Tipo gli Aleo, diciamo, mamma, sì, ci sono? Sì, 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 andiamo, vediamo. Cantano meglio di me, sono più intonati di me. No, io sono diventato intonato. Vedi qua? Siete qua, vi avverto. San Siro è pieno. Che figata. Vengono i brividi. Bellissimo, questa è una traccia di pubblico? Sì, sono diverse tracce. Insieme? Sì, poi ci sono quelli più vicini, tipo... Siamo nel mio camerino! Sono le 4! Le 4 meno 10 fra... E stiamo ascoltando un po' di registrazioni del tour, perché da domani Pinazza farà sceglieremo le esecuzioni migliori. Per far cosa? Non si sa. Non si sa. Questi sono quelli vicini. Fai sentire, ti porto via com'è? Questa è la notte dei desideri. Ecco. Questo è solo il pubblico, apri un po' di musica. No, perché? Oh yes! Ok. Che botta, ragazzi. Perché io dal palco me ne rendo conto, ma fino a un certo punto. Perché avendo le cuffiette io non sento molto il pubblico. Io ho le cuffie, ho il monitor a un volume mostruoso. Per cui non sento molto il pubblico, anzi spesso non lo sento per niente. Lo vedo, vi vedo chiaramente, ma non sento il... E quindi fa impressione sentirlo. Fa impressione. Bello, Che tour abbiamo Senti fatto? Adesso... Da stadio, fuori da stadio. È lo stadio Bering. È lo stadio, fuori da stadio. Fa andare. Direi che fa andare. No, perché io vi dicevo, basta un po', non è che me ne rendo molto conto. Perché avendo... No, perché io ho le cuffie, ho il monitor a un volume altissimo, io li tengo proprio sempre a fondo corsa. E quindi io sento una botta pazzesca davanti alla musica. Vabbè, ciao, continuiamo a lavorare. Ci vediamo stasera a Cagliari e poi questo tour è finito. Pazzesco, che è incredibile cos'è lo spettacolo. Cioè che fai un anno di lavoro, poi si finisce. È la vita che è. Lo spettacolo infatti è una grande metafora dell'esistenza, della vita. Poi rimane qualcosa però, giusto? Ma rimane anche il videomessaggio che abbiamo fatto, certo, a Pisapia.
quello rimane. Quello rimane, sì, è una delle cose che rimane meno. Oggi sul giornale, sai che polemiche perché questo festival all'ippodromo già chiedono decibel. Secondo me abbiamo iniziato Abbiamo una grande lotta civile, sì, una grande battaglia per i diritti civili, i diritti dei appassionati di musica. La crisi, ma non dei decibel. La crisi va bene, ma non dei decibel, ragazzi. No. Non andiamo a cercare la crisi dove non c'è. Di decibel ne abbiamo tantissimi. E li daremo e quindi diamoli tutti. Forza. Ciao.